Tonio, Tonio, mi devi aiutare, Tonio, perché io devo capire con te come devo comportarmi, perché ti spiego quello che è successo, Tonio. Tu che sei uno, buonasera, sto parlando con il mio amico. Allora, Tonio, devi capire che è successa ieri una cosa straordinaria, perché io ero ospite a 8:30, no, c'eri anche tu, sì, lo so, però non ti inquadravo. Dico determinate cose, a un certo punto si parla di Virginia Raggi, il sindaco di Roma, è presente il sindaco di Roma? Sì, ecco, esatto. Dico determinate cose chiare, anche condivisibili perché era del tutto inattaccabile quello che ho detto, poi mezz'ora, 40 minuti dopo, si sparge in rete una versione di quello che ho detto che è l'esatto opposto di quello che io ho detto. E molti mi insultano, qualcuno mi minaccia addirittura, infatti le querele che abbiamo appena consegnato sono per quello. Per cose che io non ho mai detto. E allora io ti domando, come si reagisce? Come si reagisce al dolore, al dramma e al trauma? Non delle critiche che sono pertinenti e ci mancherebbe altro perché ci migliorano, ma come si reagisce al trauma di 1000, 1500, 2000 sottosviluppati neuronali all'ultimo stadio che ti tolgono il like e sti cazzi, ma che ti insultano e minacciano per cose che non hai neanche detto? Dimostrando che l'analfabetismo funzionale è devastante in questo paese, a fronte di una maggioranza meravigliosa, anzitutto e non solo su questa pace. Come si fa? Tu non mi rispondi, tu non mi rispondi, tu non mi rispondi e non mi rispondete neanche voi. E allora io devo dire, ragazzi, che mi era anche venuta l'idea di fare questa diretta e di cominciarla in maniera arrabbiata, facendovi ascoltare Thunderstruck, che è la canzone che io di solito metto ogni volta che succede qualcosa di particolarmente veemente che mi fa arrabbiare particolarmente. Però poi ho pensato che Thunderstruck noi l'abbiamo utilizzata in delle situazioni, in delle circostanze di rabbia grossa, perché l'ho utilizzata quando aveva delirato la Meloni, almeno secondo me, quando aveva delirato Salvini. Ma insomma, sprecare una canzone così nobile che ci ricorda anche delle dirette indimenticabili, le dirette dei Rego, delle dirette quando tutti stavamo in casa e quindi raggiungevamo addirittura 100.000 persone, sarebbe uno spreco. E allora io ho detto: no, non voglio fare una diretta solo su questi disagiati neuronali, su questi sottosviluppati mentali che mi hanno attaccato per cose che non ho mai detto né pensato. Insisto, benissimo le critiche, ma attaccarmi per cose che non ho mai detto né pensato è da sottosviluppati mentali, è da tifosi derelitti, deficienti assoluti, che si devono levare la svelta dalle palle da questa pagina, i derelitti sottosviluppati, i tifosi ultra, mentre tutti gli altri, coloro anche compresi quali, quelli che mi criticano, ci devono stare, se ci vogliono stare sarò felicissimo. Però ecco, sfruttare quella canzone lì per parlare di questi disagiati mentali mi sembrava eccessivo. E allora, per questo motivo, io ho deciso di farvi compagnia con una canzone che parte piano, ma che arriva tutta dritta, e che è questa canzone qua. Ditemi se la riconoscete. Parte così, già la dovreste riconoscere. Vediamo chi è il primo che la riconosce. La dovete riconoscere anche soltanto da questi suoni che arrivano di questa caccia. Chi è che indovina? Fammi vedere chi è che indovina. Fammi vedere chi è che indovina. Si è collegato Tito Barbini, uno degli aretini che stimo di più nella mia città. Sei un grande, Tito. Però, qual è questa canzone? Dai, vediamo se la indovinate. Dai, su. Sì, no, vedo che c'è purtroppo anche qualche disagiato mentale che sta anche commentando. Ma io adesso voglio, pochi, per fortuna, voglio che voi indoviniate questa canzone qua. Dai, ragazzi, è facile adesso, dai, su. Quello che non ho è Bravissimo, una Pierpaolo. camicia E bianca. la dedico quello che non ho a tutti quelli che mi hanno Quello che insultato e quello che voi non non ho avete è il neurone, perché ve ne manca anche è un l'unico che segreto avevate, in l'avete perso. banca. Io i tifosi ciechi non li Quello sopporto che e gli non ultra devono andare a fare in culo. sono Dritti, vecchio dal pistola. primo all'ultimo. Gli ultra acritici, che siano Per tifosi di quello e di conquistarmi il quell'altro, mi cielo, stanno sui coglioni perché sono per mentalmente sottosviluppati. guadagnarmi il sole. Benissimo le critiche, gli insulti acritici sono da Quello che sottosviluppati. non ho è di farlo alla franca. Quello che non ho E vi spiegherò ovviamente quello che volevo è dire, quel anche se che era non mi chiarissimo, ma manca. ve lo spiegherò dopo aver parlato della rissa alla Quello che Camera. non Tra ho 5 stelle, sono dopo vecchio l'intervento di però. Ricciardi.
e poi è arrivata la Lega e una strappata di ritorno al microfono. Quello che no, pianoforte, è un orologio avanti. 1981, se non ricordo male. Testo di Fabrizio De André, Massimo Bobola. Per avervi più distanti. Quello che non ho. Coro. È un treno arrugginito. Passo. Che mi riporti indietro. Da dove sono partito. Quanto era bello questo disco. Si intitola Fabrizio De André 1981, anche se tutti lo chiamano l'indiano per via della copertina che raffigura un nativo americano e un pelle rossa. Pelle rossa è poi una parola che non vuol dire niente, ma ci siamo capiti. Anche indiani non vuol dire un cazzo, erano e sono nativi americani. Indiani no, nativi americani. Salvini, quanto era arrabbiato la camera oggi, Salvini. E poi c'è stato lo scontro. Sono i tuoi denti d'oro. Lo scontro tra la Boschi. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. E la Meloni. Quello che non ho è questa prateria. Come basso con questo tono di voce. Per correre più forte della malinconia. Boom. Tutum. Tutum. Quello che non ho, non ho sono le mani. Basta. Quello che non. C'è stato persino lo scontro, vedo adesso, tra Mentana e Ricciardi. In tasca. Poi c'è stato soprattutto l'intervento di Conte, che ci ha detto che tutto sommato sta andando tutto bene e che il rischio è calcolato e che per ora siamo stati bravissimi, ma dobbiamo continuare ad esserlo, e questa è la cosa più importante di tutte, perché se smettiamo di essere bravi torniamo nella merda. Ci divertiamo stasera, quando vaffanculo. Che lancerò stasera. Dovete andare tutti, almeno quelli che mi hanno insultato, a fare un culo dritti, perché non capiti un cazzo. Quello che non ho. Bello, che inizio bello che era questo, era un inizio meraviglioso. Qui parte tutto, giù, vai con tutti gli strumenti. De André, senti qua, che meraviglia. E questa sarebbe ritenuta anche una canzone minore, questa qua, canzone minore. Roba da matti. Bello, bello, bello. Quanto ci manchi, Fabrizio De André? Gennaio 99, sono 21 anni e più che non c'è Fabrizio De André. Mamma mia, pazzesco, pazzesco. Ragazzi. Quanto mancano i cantautori veri, e chissà come sarebbero stati trattati i cantautori veri, gli artisti liberi, gli intellettuali liberi come De André e come Gaber, che non si schieravano mai, che erano orgogliosamente cani sciolti. Immagino che quei sottosviluppati, minorati mentali, analfabeti funzionali che non capiscono un cazzo di quello che scrive, di quello che dice in televisione, sicuramente non avrebbero capito nulla neanche di Gaber e De André, e sui social avrebbero scritto: sì, ma Gaber ha scritto una canzone che è un po' leghista, sì, ma De André ha scritto una canzone che è un pochino piddina. Sottosviluppati neuronali, ce ne sono troppi in questo paese e purtroppo vanno a votare. Ma io poi tornerò a parlare e ovviamente mi rivolgerò a quel 99% di pubblico meraviglioso che ho, che non è un pubblico, sono lettori, sono spettatori, sono amici che io ho. Non mi riferirò a quell'1% anche meno di sottosviluppati mentali, perché con loro mi rivolgerò in alcuni casi nelle sedi appropriate, in altri casi non mi rivolgerò proprio, perché non si può parlare con gli uomini che sono rimasti all'età di Cro-Magnon, anche prima. Come apre il Fatto Quotidiano? Il Fatto Quotidiano apre in questo momento ovviamente con la mega rissa e lo scazzo che c'è stato alla Camera. Perché? Perché un deputato 5 Stelle, Ricciardi,
ha criticato, si fa per dire ha criticato, ha dato un fendente, un destro violentissimo, un gancio cielo spaventoso contro la regione Lombardia, dicendo sostanzialmente, ironicamente a Conte, Conte, tu sei, lei ha criticato il Presidente del Consiglio perché doveva fare, ironicamente, doveva fare come quelli lì che hanno fatto un ospedale che è costato 25 milioni d'euro per prenderci e metterci 21, 23, 25 pazienti. Apri di cielo, grande scazzo, grande scontro. Ho detto prima che addirittura un deputato, non ho ben capito chi, magari qualcuno me lo scriverà anche, un deputato ha anche divelto un microfono, un deputato della Lega. Il momento secondo me più significativo però è stato quando, quello che è stato raccontato, a me, io non c'ero ovviamente, ma è stato quando Giorgetti, che è una delle figure più potenti dentro la Lega, ha incontrato il ministro della Salute, Speranza, e gli ha detto una cosa tipo: così non si va avanti, voi non potete pretendere di avere solidarietà e collaborazione dall'opposizione se poi fate provocazioni di questo tipo. E Speranza avrebbe risposto: hai ragione, ma che ci posso fare? Questo è curioso perché Speranza quindi evidentemente si sarebbe dissociato profondamente dai toni di Ricciardi, che sono toni, per quanto mi riguarda, sicuramente provocatori, sicuramente non rituali nell'alveo del Parlamento e nella maniera specifica della Camera. Dopodiché sul contenuto io faccio fatica a dar torto a Ricciardi, tenendo conto che quell'ospedale non è servito a nulla, al punto tale che anche Bertolaso se ne è andato via dicendo: il progetto era totalmente diverso, me ne vado. Quindi il progetto che era per Bertolaso sostanzialmente ha fatto schifo anche a Bertolaso. E al tempo stesso, insisto, Fontana e Gallera o Gallera, asserire che abbiano gestito bene il coronavirus mi sembra un'operazione più mistica che di fede politica. È importante quello che ha detto Conte, perché Conte, sostanzialmente, cerco di riassumerlo molto velocemente, Conte cosa ha detto? Conte ha detto, bravi gli italiani, siamo stati bravi, siamo stati bravissimi, abbiamo fatto delle grandi cose, siete stati veramente encomiabili, cioè siamo stati encomiabili, non saremmo arrivati qui, non avremmo aperto il 18 maggio senza la vostra enorme bravura. Dopodiché state attenti, perché è il momento di uscire, è il momento di andare al ristorante rispettando le regole, è il momento di andare al bar rispettando le regole, di andare in giro rispettando le regole. Non è il momento dei party, non è il momento della movida, non è il momento degli assembramenti, e questo è una cosa che noi ci dobbiamo ricordare sistematicamente, perché se ci mettiamo e se entriamo nel loop mentale del dire Ale, facciamo quello che ci pare, è finita in questo senso, ed era la parte che personalmente aspettavo di più. Conte ha ribadito l'utilizzo dell'app Immuni, che dovrebbe essere disponibile a fine mese, a fine maggio, inizio giugno. Ha ribadito che si faranno sempre più test sierologici, ha detto che in tutta Europa siamo quelli che abbiamo fatto più tamponi, ha ripetuto che, se non sbaglio, da lunedì prossimo arriveranno 150.000 test sierologici, che sono pochi, lo so, ma che verranno dati a un campione specifico italiano, in maniera tale da ipotizzare una mappatura statistica, un po' come quando si fa lo share dell'Auditel. L'Auditel non è che tutti noi abbiamo il baracchino dell'Auditel e quindi sappiamo esattamente quanti spettatori alla Gruber, quanti spettatori a Floris. Semplicemente ci sono 1.000, 2.000, 3.000 famiglie campione, qui la stessa cosa con i test sierologici. Ciò detto, è ovvio che andranno fatti molti più tamponi, molti più test sierologici, altrimenti sì, noi abbiamo la mascherina, ma la mascherina temo che sia un po' poco. Ha ripetuto anche Conte sulle banche, sui prestiti, si può e si deve fare di più, che è il titolo del Fatto Quotidiano di questo momento di Peter Gomez. Ve lo ricordo, alle 19.53 ci sarà il grande Peter, come sempre, sul 9 con Sono le 20. Sempre Peter rilancia la notizia dello scontro attorno al deputato 5 Stelle Ricciardi, critica la sanità lombarda, caos in aula. Ci sono stati però due momenti che sono stati ancora più, non ancora, sono stati particolarmente veementi, che vi voglio sottolineare. Uno ha riguardato Matteo Salvini, l'altro ha riguardato la Meloni e conseguentemente la Boschi. Perché? Partiamo con Salvini. Allora, Salvini, mi sono segnato quello che ha detto il nostro eroe Matteo Salvini. Nostro eroe, lo dico ironicamente, lo specifico perché non vorrei che qualche disagiato neuronale, non appena io ho detto
quell'eroe di Salvini scrivesse Scanzi ha tradito. Intanto ha tradito il cazzo, perché io non sono uno di voi, mi riferisco ai disagiati neuronali, io rispondo solo a me stesso. Ma non vorrei che scrivessero adesso un titolone: Scanzi dice, due punti, Salvini è il nostro eroe. Si chiama ironia, cercate di accendere quel mononeurone che vi trovate, mi riferisco sempre a quell'1%. I restanti 99 sono enormemente più intelligenti di me, e ci vuol poco, perché voi siete molto più bravi, intelligenti, belli e straordinari di me. E non sono per niente ironico, ma essere più bravi di me ci vuol poco. Cosa ha detto Salvini? Salvini a un certo punto ha proprio sbroccato, e devo dire che ha sbroccato perché sentiva uno, almeno a giudicare da come ha reagito, sentiva una che rideva. E devo dire che cazzo ridi, quindi io non so se veramente rideva uno al Senato, ma pareva di sì. E lui ha sentito questa ridere, questa credo, e ha detto: ma cosa c'ha da ridere? Non rida, porti rispetto per chi a casa non ha una lira, non è pagato per ridere, chiedo rispetto della maggioranza non per me ma per i 30.000 morti e per chi non ha i soldi per vivere. Matteo Salvini era oggi piuttosto nervoso in Senato e se l'è presa con qualche senatore 5 Stelle PD in un cenno di bagarre, perché ha scoppiato a ridere durante il suo intervento. È scritto un po' male quest'articolo, non so chi l'ha fatto, però in sostanza parlava Salvini, qualcuno di 5 Stelle PD si è messo a ridere e lui ha sbroccato, dicendo poi: non mi stupisce che chi ha ironizzato sulla sanità lombarda continui a ridere, quindi facendo riferimento a 5 Stelle e a Ricciardi. Mentre i senatori di PD e 5 Stelle protestavano, la presidente Elisabetta Alberti Casellati Mazzanti Vien dal Mare è stata durissima nel riprendere soprattutto quelli che si toglievano la mascherina per inveire contro Salvini, giustamente, che cazzo te la toglie a fare la mascherina, sei un pazzo, il quale diceva loro: andatevene a Villa Borghese a ridere, non qui in quest'aula, mancate di rispetto a 30.000 morti. Bei momenti. A proposito del togliersi la mascherina, quello che non vi ho detto prima è che a un certo punto, quando Ricciardi, il deputato dei 5 Stelle, ha fatto questa provocazione, sono scesi in massa dai loro scranni i leghisti, non tutti, ma molti leghisti, e se voi vedete le immagini che sono state pubblicate ovunque in rete, vedete che a un certo punto nello spazio di un metro quadrato c'erano tipo 30 persone, che è un bellissimo messaggio. È proprio un segnale intelligente, perché tu, che sei in Parlamento, giustamente dai il segnale alle persone che ti guardano di persone che rispettano le regole. Cioè ci dicono i parlamentari: dobbiamo rispettare le regole, la distanza sociale, il metro, che forse è poco, fate 2 metri, fate 1,08 m, le mascherine. Poi uno dice: la sanità lombarda non ci ha cavato un cazzo, e questi si mettono a correre, fanno una rissa, tutti appiccicati. È un segnale meraviglioso, siete straordinari. Io sono felice davvero di avere una rappresentanza politica meravigliosa. Sono ironico quando dico meravigliose. È bellissimo, che straordinarietà, che bella rappresentanza che abbiamo alla Camera e al Senato. E a questo proposito c'è stato uno scontro tra titani, e lo scontro ha riguardato la Meloni e la Boschi. La Meloni ha fatto un intervento molto teatrale. La Meloni, che è sicuramente più brava di Salvini, e adesso diranno Scanzi tifa per la Meloni perché mi hanno detto pure questo, io che ho ricevuto minacce fino a 3 giorni fa dai fascisti sono diventato meloniano per aver detto che la Meloni è favorita come sindaco di Roma. Pensate il disagio neuronale devastante che c'è in questo paese. Una frase che dicono tutti i sondaggisti: io divento meloniano perché ho detto questo. Come se io fossi contento che forse vince la Meloni. Io non sono contento, ma quando era presidente del Consiglio Berlusconi, se io vi dicevo Berlusconi è presidente del Consiglio, non è che io ero berlusconiano, semplicemente era un dato di fatto. Se io dico che è favorita quella persona lì, è favorita perché lo è. Se io dico che Salvini è il leader della forza più potente in Italia, non è che io sono salviniano, semplicemente sono i sondaggi che dicono che la Lega è al primo posto. Ma porca di una miseria, ma il cervello va connesso a volte oppure no? Ma devo stare calmo. Devo stare calmo. Calmo. La Meloni ha fatto questo intervento molto teatrale, se l'è presa con la conferenza stampa di Conte perché qualcuno ci aveva la mascherina, qualcuno non ce l'aveva, ha fatto a un certo punto la citazione da Fantozzi, poi parlava tutta così teatrale, era vestita tipo marinaretta, era molto divertente, questo look un po' da Popeye, da Braccio di Ferro, stava così, parlava in questo modo, poi faceva questi toni: abbiamo visto Conte che ha fatto questo, abbiamo visto la Bellanova che ha fatto questo, abbiamo visto ministri con le mascherine, ministri senza mascherine. Poi se l'è presa con la Bellanova, ha detto testuale sul decreto della Bellanova, sulla regolarizzazione, ha avuto il coraggio di dire in maniera molto garbata, lecita e però garbatissima: l'unico settore che rilanciate grandemente è quello degli scafisti, che è una cosa proprio garbatissima, cioè praticamente il governo Conte e la Bellanova e tutti sarebbero amici degli scafisti e sarebbero degli schiavisti sostanzialmente, perché fanno il gioco di coloro che lucrano sulle persone che vengono da paesi devastati.
rilanciate grandemente a quello degli scafisti della tratta del terzo millennio che grazie a voi da domani ricomincerà a fare più soldi di ieri. Cioè cercare di far emergere il lavoro in nero e di far emergere quegli schiavi utilizzati come tali dal caporalato non è il tentativo di regolarizzare dei poveri cristi. No, secondo la Meloni e secondo Salvini è addirittura un modo per aiutare gli scafisti e coloro che grazie a questo decreto ricominceranno a fare più soldi di ieri. Che è una teoria meravigliosa. A un certo punto non condivido nulla, è un'altra cosa che ho detto ieri e per questo mi sono beccato anche del renziano, che è meraviglioso, io vi devo ringraziare a voi 1000-1500 che mi avete insultato, ma vi devo ringraziare perché sono anni che mi dicono che sono grillino, sono diventato improvvisamente renziano e per dirmi che sono renziano è grossa ragazzi, La prossima volta cosa mi dite? Che sono fascista? Che ho fatto parte della decima massa, ammesso che voi sappiate cos'è la decima massa perché non sapete un cazzo di cosa sia stata la decima massa nella seconda guerra mondiale. Però devo stare calmo, stai calmo Andrea, stai calmo, devi stare calmo. Quello che mi ha colpito, e ribadisco che ero d'accordo con la Bellanova sulla regolarizzazione, quello che mi ha colpito è che non c'è un colpito, ma colpito no, diciamo che mi colpiscono altre cose, ma colpito il giro in moto che ho fatto oggi con la mia compagna perché mi sono divertito come un bambino, erano 2 mesi che volevo prendere la moto, l'intervento della Meloni mi ha colpito poco. Però la Meloni a un certo punto ha fatto l'ironia anche sulle lacrime, dicendo che è stato un colpo di teatro, sostanzialmente. Cioè, la Bellanova, a un certo punto, per dare più pathos al suo intervento e al suo decreto e alla sua battaglia, si è messa a piangere perché ha voluto dare questo segnale, ha detto in effetti è giusto commuoversi perché siete riusciti addirittura ad aiutare tutti in questo decreto tranne gli italiani, che è un'altra cosa, è un'altra belinata fake news, direbbe qualcuno. Però questo ultimo passaggio sulla lacrima, a comando della Bellanova, è stato il passaggio che è stato criticato da quella che è, visto che io sono renziano, la senatrice che io preferisco, perché io non amo Nilde Iotti, non amo Tina Anselmi, non amo Rosa Luxemburg, io amo la Boschi. È noto, proprio è noto, io il Fatto Quotidiano amiamo totalmente la Boschi, i renziani. La Boschi che ha fatto un intervento, ma non per attaccare sul contenuto la Meloni che attaccava la Bellanova e per giustificare la bontà di quel decreto. Ci ha provato un po' la Boschi, ma le è venuto male, come spesso capita quando parla la Boschi. Diciamo che non è una grande retore la Boschi. Ma ha avuto l'ardire la Boschi di, come fa sempre lei, di puntualizzare quello che era l'elemento, secondo me, più, non dico inesistente o irrilevante, ma quasi. Cioè se l'è presa con la Meloni non perché ha dato al governo degli amici degli scafisti, amici degli schiavisti, amici di tutti tranne che degli italiani, accuse violentissime da parte della Meloni. No, lei se l'è presa perché ha detto, noi siamo poi con questa parlata che veramente io sono aretino, ma vi posso garantire non si parla così ad Arezzo, io bisogna che qualcuno alla Boschi le dia qualche lezione anche di pronuncia, di dizione, non si può sentire parlare in quel modo, neanche in terza media parlavo così, ma neanche le mie amiche più impreparate dialetticamente parlavano così. Ha avuto il coraggio di dire, collega Meloni, siamo diverse su tutto, ma da donna a donna tutto mi sarei aspettato fuorché un attacco sulle lacrime della Bellanova, perché bisogna essere solidali tra noi donne sulle lacrime. Il succo era questo. Che vuol dire? Perché questo concetto femminista della donna che non può criticare una donna? Che ragionamento è? Questo è un razzismo al contrario. Premesso che secondo me le lacrime della Bellanova erano giuste, sincere e oserei dire pure sacrosante, se la Bellanova veramente le sentiva e per me le sentiva. Ma perché una donna non dovrebbe criticare una donna semplicemente perché è donna? Ma che ragionamento è? Cioè tu mi stai antipatica, hai detto delle cose brutte, per me hai fatto un errore, però non ti critico perché altrimenti ne va del rispetto da donna a donna. Ma non è vero niente. Anzi, io trovo che sarebbe molto intelligente e alto, anche intellettualmente, l'atteggiamento tra due donne che combattono rispettivamente con toni alti, elevati culturalmente, sui contenuti. Perché io devo rispettare acriticamente una donna semplicemente perché sono donna anch'io? È un ragionamento che non sta né in cielo né in terra, ma la Boschi evidentemente ragiona così. Che bisogna farci, ragazzi? Io non sono mai riuscito a condividere la Boschi neanche quando ha ragione. Non ce la faccio.
ma non perché ce l'ho con lei a prescindere, perché non riesce lei a prendere la ragione anche quando ce l'ha. La Boschi è una, lo dico con profondo rispetto, poi per carità, le auguro ogni fortuna, è nata in provincia di Arezzo anche me, mi detesta, mi odia, pazienza, io voglio bene a tutti in questa fase storica, sono così contento che voglio bene a tutti, anche a quelli che ho appena querelato, anche a quelli che mi hanno augurato la morte fino a qualche ora fa e magari me la stanno augurando anche adesso, a tutti voglio bene, vi voglio bene indiscriminatamente, voglio bene persino a Feltri, voglio bene persino a Facci. Però amica mia Boschi, tu sei come quei calciatori che gli arriva un assist, c'ha la porta spalancata senza portiere, sono a un metro dalla porta, possono segnare e devono segnare basta e sparano la palla in tribuna. Ma è un genio, cioè, ci vuole veramente un talento a sbagliarle tutte anche quando hai ragione. Ma è solo il mio punto di vista, quindi sbattitene allegramente le scatole di quello che ho appena detto. Dopodiché ragazzi, io adesso vado a parlarvi di quello che è successo ieri, perché qui è veramente sono le comiche. Allora, io ieri, prendetevi 10 minuti di tempo perché adesso devo dirvi un po' di cose che riguardano me, riguardano questa pagina, riguardano come sono fatto io e riguarda il modo di interagire tra me e voi. Perché o ci capiamo così oppure è un casino. E io so che il 99,9% l'ha capito perfettamente, ma è giusto anche esplicitarlo garbatamente, pacatamente, come piace a noi. Ieri sera io sono ospite di 8:30, faccio questa puntata, bella puntata, ascolti strepitosi peraltro, grazie, ma devo dire che 8:30 va sempre bene, quindi non ho nessun merito, è il programma che funziona. Prima domanda su Renzi, risposta durissima, nessuno dice niente. Risposta durissima, ma garbata, mia, nessuno dice niente. Seconda domanda su Andrea Orlando, la Fiat, Repubblica, dico delle cose abbastanza dure, davanti alla giornalista di Repubblica, la Cuzzocrea, di cui sarei servo secondo questi disadattati neuronali, nessuno dice nulla. Terza domanda, la domanda, lo ricordo, era Scanzi, secondo te, ci diamo del tu ovviamente tra colleghi con Lili Gruber, è un'amica, è una collega, grazie a cazzo, ci diamo del tu. Secondo te, Andrea, la Raggi ha possibilità di vincere a Roma o no? Questa era la domanda. La domanda non era la Raggi è Rosa Luxemburg, la Raggi è brava, la Raggi è santa, la Raggi è immacolata. La domanda era, e io rispondo alle domande che mi fanno, non ad altre domande, può vincere oppure no? Io rispondo, c'è il video, e guardatevelo integrale, non i video tagliati ad arte da qualche sottosviluppato mentale, i video integrali, tanto sono 2 minuti. Ce la fanno anche i mononeuronali a vederlo quel video, sono 2 minuti, una risposta di 90-100 secondi. Dico testuale, non vivo a Roma, quindi faccio fatica a dare una valutazione così precisa sull'operato della Raggi perché a differenza di voi tre, Gruber, Veltroni e Cuzzocrea, non sto a Roma, ci sto una volta al mese, sono 3 mesi che non ci vado per via del lockdown del Covid, faccio fatica a discuterne, però se proprio me lo chiedete vi dico che, punto primo, quando ci vado e parlo con tutti a partire dai tassisti, e poi vi dico perché ho fatto l'esempio dei tassisti, perché era un esempio ponderato, preciso e molto importante, poi vi spiego perché, ma anche altre categorie, per esempio i baristi, non mi sembra granché amata. E come vi dirò, i tassisti sono un bel marker, i baristi sono un bel marker, i ristoratori sono un bel marker, le persone che incontri per strada sono bei marker. I marker non sono i talebani che tifano a prescindere, che votano a prescindere la Raggi o Bonafede o Di Maio, ma pure il PD. Sono le persone comuni che ti fanno capire il polso della situazione. Non dalle redazioni dei giornali o i fan club della Raggi o di Renzi o di chi volete voi. Per questo cito i tassisti. Poi dico... Cosa dico? Aspetta, me la ricordo. Sì, allora, che il PD... Ecco perché. Cito il primo esempio... Non mi sembra piacere molto ai romani, tassisti, baristi, eccetera. Secondo motivo, non credo proprio che il PD appoggerebbe la Raggi, perché il PD non sopporta la Raggi, per questi due motivi inattaccabili, inattaccabili, credo che la Raggi non abbia grandi chance di vittoria. Inattaccabile. Poi aggiungo anche testuale, trovo che la Raggi abbia tutto il diritto di ricandidarsi una seconda volta, a prescindere dal limite dei mandati dei 5 Stelle. Trovo anche, e l'ho detto esplicitamente, ma in mononeuronale evidentemente stavano giocando a canasta con Sibilia in quel momento storico lì, trovo
ovvio e giusto e naturale che il suo secondo mandato sarebbe molto più efficace del primo, perché conosce la macchina e quindi nel secondo mandato sarebbe molto più brava del primo, quindi casomai era più un pro che non un contro il mio intervento. E poi aggiungo, visto che Veltroni e la Gruber avevano fatto la domanda specificamente al PD, perché Veltroni aveva appena detto servirebbe un nome del PD e la Gruber sembrava essere d'accordo, ho detto attenzione ragazzi, rivolgendomi al PD, non ai 5 Stelle, al PD. A oggi la favorita, e non lo dico io, ma lo dicono i sondaggi, porca di una miseria dei sottosviluppati, a oggi la favorita è la Meloni a Roma. Il dire che è favorita la Meloni non significa io tifo per la Meloni, altrimenti io dovrei tifare per Salvini, o dovrei tifare per Berlusconi, o dovevo tifare per Berlusconi nel 94. Non l'ho mai tifato, né Berlusconi, né Salvini, né la Meloni. E mi umilia doverlo ripetere anche stasera in questa diretta. Ma è così. I sondaggi dicono che se la Meloni fosse candidata sindaca partirebbe non favorita, strafavorita. Lo dico anche a quelli che nel 2014 mi attaccavano perché dicevo i 5 Stelle non le vinceranno mai le europee. Loro dicevano no, prendiamo il 40% e vinciamo noi, avete preso il 20, anzi meno. Nel 2019, quando vi dicevo avete fatto un sacco di stronzate con Salvini, vi disintegrerà la popolazione e l'elettorato. Ma che, prendiamo il 30%, non siete arrivati al 17%. Allora chi ha ragione e chi ha torto? I sondaggi e quelli che hanno il polso della situazione o quelli che tifano acriticamente? Chi dei due? Ce la fate a riconoscerlo? Mi rivolgo a chi mi ha insultato, non a quelli intelligenti. E chi mi insulta non è intelligente, chi mi critica sì, chi mi insulta no. Poiché la Meloni, chiudo il discorso, è favorita, anzi strafavorita, il PD, non i 5 Stelle, si metta in testa che o trova Bonaccini, cioè uno come Bonaccini, ecco perché ho fatto il nome di Bonaccini, perché stavo parlando del PD, se parlo del PD che cazzo devo citare? La Raggi, se sto parlando del PD, o trova uno come Bonaccini che è stato in grado di unire contro Salvini e contro la Meloni e di catalizzare l'attenzione anche dei delusi 5 Stelle e dei delusi della sinistra, vedi la voce di Schlein, che infatti aveva preso il record delle preferenze, o trovano uno come Bonaccini o perdono sicuro, il PD perde sicuro, il soggetto era il PD. Qui dobbiamo fare la lista addirittura alle regole base della grammatica italiana. Siamo al sottosviluppo mentale totale, se io devo spiegare queste cose. Per queste affermazioni inattaccabili, io mi sono beccato per 18 ore, soprattutto ieri sera fino alle 7-8 del mattino, uno shitstorm, una tempesta di merda che ne bastava la metà. 2000 persone si sono cancellate, meno male dico io, perché se si sono cancellate non avevano capito niente di quello che sono io. Ma il dramma di questo paese, ragazzi, è che se io dico che la Meloni è favorita, automaticamente per molti è come se io avessi detto voglio che vinca la Meloni. Se io dico la Raggi non ha al momento, secondo me, chance di rivincere, è come se io dicessi per alcuni Scanzi tifa perché la Raggi perde e magari muoia pure perché la odia. E io la conosco pure Virginia Raggi. Ci rendiamo conto dell'analfabetismo, dell'ignoranza e della cecità che è insita nel pensiero del tifoso medio, tifoso che può essere piddino, renziano, berlusconiano, salviniano, meloniano, grillino, tutto. Il tifoso è esattamente la categoria mentale che mi sta sui coglioni dalla nascita. Il tifoso non è tifoso del calcio, bello, anch'io sono tifoso del bel calcio, ma il tifoso, intendo dire, il tifoso acritico, il tifoso ultra cieco, rancoroso, vile, vigliacco, verbalmente violento, che, e questa è l'altra cosa che io non sopporto, ti plaude se dici le cose che piacciono a lui. Allora sei il giornalista più bravo di tutti. Ma se tu osi avere il tuo pensiero, allora diventi uno stronzo come tutti gli altri. Ma non perché sei cambiato, ma perché hai avuto un punto di vista che non piace al lettore. Questi lettori qua non sono dei lettori, non sono degli spettatori, non sono delle persone libere, sono delle persone che hanno bisogno di un megafono, cioè io tifo Travaglio finché Travaglio mi dà ragione, io tifo e leggo Scanzi gratis ovviamente sulla pagina Facebook, questi qui, non gli altri, questi qui mi riferisco, finché Scanzi la pensa come me. Ma nel momento in cui Scanzi legittimamente dice delle cose inattaccabili che tu fraintendi, automaticamente diventa un servo Scanzi, diventa un servo Padellaro, diventa un servo Travaglio. È questo che è sconcertante. È questo che è allucinante. Noi siamo diventati da anni un paese di tifosi. Va benissimo la critica, ragazzi. Se qualcuno mi ha scritto anche oggi,
potevi essere, potevi rintuzzare le critiche di Veltroni che ha parlato troppo bene delle gestioni precedenti del PD, io vi posso anche dar ragione, vi posso anche dar ragione. Ma anche lì c'è un piccolo particolare, ci sono dei tempi televisivi, ragazzi. I tempi televisivi fanno sì che mancavano 5 minuti alla fine della trasmissione. Ognuno di noi, soprattutto in questa fase storica, è a casa sua. Avete idea quanto sia difficile parlare sopra l'altro? Non ce la fai, perché c'è il ritardo, c'è Skype. Allora, se parla Veltroni, poi parlo io, deve parlare giustamente la Cuzzocrea. Cosa dovevo fare dopo la Cuzzocrea, visto che c'era il punto di Paolo Pagliaro e c'erano delle scansioni e 8:30 dura giustamente 35-40 minuti e non 7:30 e non può ascoltare un mio intervento di 8:30? L'avete capito anche questo? Quello che è sconcertante ieri, per questo sottolineo, non per i 1.500-2.000 che ho perso e sono contento perché non lo voglio quel pubblico lì, io il tifoso acritico non lo voglio, poi ne ho persi 2.000, ne ho presi 4, quindi me ne sbatto le palle. A me dispiace molto quando un mio lettore che mi conosce rimane deluso. Certo che mi dispiace, ma questi di me non hanno capito nulla. Al punto tale, ed ecco la cosa che mi ha ferito, è l'essere criticato per cose che non ho mai detto. Io ho detto delle parole chiarissime e non hanno capito un cazzo certe persone di quello che io ho detto. Perché sai, se tu mi critichi per il video del 25 febbraio, se mi critichi adesso sei una testa di cazzo, perché sono passati 3 mesi e tutti il 25 febbraio la pensavano come me. Da Salvini alla Meloni, a Zaia, a Gori, a Sala, a Zingaretti, ai virologi, all'OMS, a tutti, Cacciari, tutti, dai, tutti. Mi venivano altri nomi, non mi vengono. Crepè, ecco, Crepè è l'altro che mi mancava. Tutti la pensavano così. Caro figlio, ma criticarmi il 27 febbraio, il 28 ci stava, o il 10 marzo, adesso sei una testa di cazzo perché tutti abbiamo sbagliato chiuso, però le ho dette quelle cose, quindi è una critica che ci sta. Se uno mi dice, tu pensavi che il referendum del 4 dicembre 2016 lo vincesse Renzi, e un po' era scaramanzia, un po' lo pensavo davvero, è giusto, criticami, ma non criticarmi per una cosa che non ho mai detto. Io sarei diventato meloniano, sarei diventato renziano, sarei contro la Raggi. Ma di cosa stiamo parlando? Ora, a parte che se anche fossi contro la Raggi, saranno cazzi miei. Se uno mi legge soltanto se sono favorevole alla Raggi, non è un mio lettore. Ma l'ho mai detto io che sono contro la Raggi? Volete sapere cosa penso della Raggi? L'ho sempre detto. Penso che la Raggi la conosco. Penso che la Raggi è stata molte volte a vedermi a teatro. Qualche volta ci parliamo, spesso anzi, su WhatsApp, ci conosciamo, ci stimiamo, sono stato anche a vedere il suo processo, in cui era palesemente innocente, della Raggi, con cui ho un ottimo rapporto, mi dispiace per quei sottosviluppati che mi hanno insultato, e con qualcuno ci vediamo in tribunale perché vi farò parecchio, ma parecchio male, ma molto male, e ce li ho 5-6, vi faccio un culo così a quei 5-6. Io nei confronti della Raggi penso molto semplicemente questo, che sia una bravissima persona, che sia una persona onesta, che sia una persona che ha cominciato male ma che poi è migliorata, che sia una persona che ha tutti contro, o quasi tutti contro, che sia una persona che ha ereditato un quadro politico-economico devastante, che abbia ricevuto delle minacce, delle intimidazioni, degli attentati terrificanti per cui ha tutta la mia solidarietà, e questo non l'ho mai detto, non ho mai detto il contrario, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, ciò detto, se io devo prendere due colleghi che io amo e che amate anche voi, da una parte Travaglio, che ne ha una profonda stima anche amministrativa, e da una parte Antonio Padellaro, che non ha, per usare un eufemismo, la stessa stima a livello amministrativo della Raggi, diciamo che io sto a metà, perché non ho ancora capito, al netto della sua bravura, della sua onestà, della sua bella persona e dei suoi nobili sentimenti, del suo intento sicuramente onesto, civico, giusto e meritorio, non so se concretamente il suo agire, concretamente, al netto dell'onestà, che è un valore meraviglioso, ma concretamente non so se ha agito così bene o così male. Diciamo che la mia valutazione da lontano dell'operato della Raggi è una valutazione 6, 6 più. È passata dal 4-4,5 iniziale a un 7-7,5 attuale. La media più o meno fa 6, diciamo 6 più. Questo è quello che penso. Se quello che io penso e ho sempre detto vi è sufficiente per mandarmi a fanculo perché sono un servo per cose che non ho mai detto, io vi esorto a levarvi dal cazzo, perché voi non avete capito niente di quello che ho detto finora. E voglio rispondere anche ad altre cose. Se vi piaccio soltanto quando vi do ragione, non avete capito nulla di me.
Se io sono arrivato, dove sono arrivato? Se io ho questo numero di fan su Facebook, su Twitter, su Instagram, ovunque, se io riempio i teatri, se io vendo i libri e se io sono uno dei giornalisti più popolari e più presenti in televisione nei programmi che contano, e molto, non è perché qualcuno me l'ha regalato, io non c'ho neanche mezzo giornalista in casa mia. Io sono arrivato, dove sono arrivato? Cioè in cima, per un unico valore, credo, per l'onestà intellettuale. Sarò anche bravo a scrivere, bravo a parlare, probabilmente sì. Non sarò un cesso fisicamente, senza alcun dubbio. Ma probabilmente perché mi riconoscete un'onestà intellettuale, che è l'onestà intellettuale di criticare anche quelle persone che magari sono più vicine a te e magari fare un plauso e applaudire quelle persone che sono distanti da te. Esempio, Zaia. Io sono distantissimo da Zaia, ma io non dirò mai a prescindere che Zaia è uno stronzo. Zaia è una persona che io non posso votare perché ha delle idee totalmente diverse da me a livello etico, ma Zaia, limitatamente al caso Covid, è stato bravo a gestire l'emergenza e io in questa fase emergenziale non voglio uno che ideologicamente la pensa come me, voglio uno che mi salvi la vita, voglio uno che mi tuteli, che mi tranquillizzi e mi governi bene. E Zaia lo ha fatto. Se è per aver detto martedì sera a Carta Bianca che stimo Zaia per l'operato fatto dentro il Covid e basta, ma lo stimo per quello che ha fatto questi due mesi, se vi basta per darmi del servo e del leghista a me che ho scritto il cazzaro verde, siete dei deficienti e vi dovete levare dal cazzo da questa pagina. Ma so che sto parlando a una persona su un milione, ma io voglio che queste cose rimangano agli atti, perché io sono uno che è un cane sciolto, ragazzi. Io non ce l'ho un partito di appartenenza, un movimento di appartenenza, non ce l'ho. Io non farò mai politica politicante, proprio per questo motivo. Perché io non posso andare in televisione a difendere per partito preso una cosa che non mi piace. Se io avessi fatto parte dei 5 Stelle, e mai ne farò parte, neanche un secondo, io sarei stato totalmente in disaccordo con l'astio che avevano i 5 Stelle sulla vicenda Bellanova. Se io avessi fatto parte dei 5 Stelle, a differenza di quei talebani che mi hanno insultato e qualcuno mi starà insultando anche adesso, io ad avere accanto Salvini mi sarei vergognato come un cane. Perché io, non voi che mi avete insultato, io, quando c'è stato il voto sulla 18, io non l'avrei mai data la salvezza a Salvini. Non l'avrei mai salvato giuridicamente Salvini sulla 18, sulla 18. Perché salvando Salvini sulla 18, i 5 Stelle hanno tradito loro stessi. È una delle cose meritorie che hanno sempre avuto, cioè la questione morale. Ma voi che mi avete insultato, non voi che mi state guardando, non tutti, voi 5, 10, 20 che mi state guardando, 2000 che mi avete insultato fino all'altra ora, sono sicuro che per il bene del partito e del movimento avete ingoiato anche Salvini, avete ingoiato anche il benestare della 18. Io non sono come voi, io non la voglio la vostra stima. Se voi avete frainteso me o Travaglio o Padellaro per dei megafoni dei 5 Stelle, non avete capito un cazzo. Io sono megafono di me stesso e a volte litigo pure con me stesso, perché mi incazzo molto con me stesso. Figurati se devo essere il megafono di quello o quell'altro partito. Ci sono delle volte che sono d'accordo col PD, ci sono delle volte che sono d'accordo con Bersani, ci sono delle volte che sono d'accordo con i 5 Stelle, ci sono delle volte in cui addirittura sono d'accordo con Salvini. Sugli esodati ero totalmente d'accordo con Salvini, ero d'accordo anche con la Meloni, e come sarò d'accordo? Perché sono una persona libera, perché le persone hanno delle idee. Non nascono con dei compartimenti stagni. Se voi volete da me il capo popolo, non avete capito un cazzo di me. E quando mi avete detto dovevi difendere la Raggi, l'errore è alla fonte. Io non difendo nessuno. Se voi pensate che io vada in televisione per difendere questo o quello, non avete capito un cazzo. Io non vado in televisione per difendere, io vado in televisione per dire la mia opinione e mi frega soltanto della mia opinione, perché rispondo soltanto di me stesso. Non me ne frega niente del pensiero dei tifosi. E questo è il punto. Se voi dite e pretendete da me la difesa di questo o quel partito, evidentemente mi avete scambiato per Di Battista. Di Battista è un'altra cosa. Di Battista faceva il parlamentare e tornerà a fare il parlamentare. Io no, non lo farò mai. Io faccio un'altra cosa, faccio giornalista, faccio l'intellettuale, faccio l'artista, faccio lo stronzo, ma non farò mai il politico, piuttosto mi taglio i coglioni in diretta televisiva. E anche quando mi avete criticato sui tassisti, ragazzi, cerchiamo di capirci. Se voi fate una chiacchierata con qualsiasi esperto di politica, quando si fanno i sondaggi che contano e si capisce il polso della situazione, sapete cosa si dice quando c'è un'elezione in una città? La domanda che ci si fa tra esperti o presunti tali è: come la pensano i tassisti, soprattutto a Roma? La pensano che, sai che ultimamente gli piace Alemanno? Vince Alemanno. Sai che Marino non gli dispiace? Vince Marino. Sai che i tassisti sono tutti innamorati della Raggi, politicamente? Vince la Raggi. Ecco perché l'ho fatto quell'esempio. Non ho fatto l'esempio dei maniscalchi, con tutto rispetto per i maniscalchi. Ho fatto l'esempio dei tassisti, perché soprattutto a Roma
C'è una regola, non scritta ma ferrea, che dove va il vento dei tassisti e dei baristi, va il sindaco. Se i tassisti, la maggioranza, la pensa in un certo modo, vedrete che vincerà quel sindaco che piace alla maggioranza dei tassisti. Sono contento di questo? No, non sono contento. Non sarò contento se vincerà la Meloni. Ma la Meloni al momento vince nei sondaggi. Poi da qui a un anno può succedere di tutto, è ovvio. Magari la Meloni neanche si candida. Questo ho detto, ragazzi. Io mi sarei potuto aspettare di tutto. Ma vi posso garantire che quando ieri sera, dopo la trasmissione, la cena, bicchiere di vino con la mia compagna, alle 11:30, per puro caso, guardo la mia pagina Facebook, vedo 400 fan in meno, e ci sta, per carità, però io, cazzo, che ho fatto? Non mi sono mosso. Bella puntata, ero contento. Poi mi vedo questi insulti, al punto tale che ho dovuto cancellare il post, che era il post in cui dicevo stasera ci vediamo 8:30, l'ho dovuto cancellare perché era un insulto e una minaccia. Ovviamente l'ho cancellato dopo aver fatto gli screenshot, e lo dico a quelli che ho querelato, ci si diverte. Voi no, ma io sì. Però vi giuro, ragazzi, ci sono rimasto male, ma non per la critica in sito, la critica va benissimo, mi fa bene la critica. Io vi ringrazio per le critiche che mi avete fatto in questi anni e vi ringrazio anzitutto anche per le critiche del video del 25 febbraio, perché grazie alle vostre critiche io ho potuto fare quello che ho fatto, cioè ho deciso di fare queste dirette, ho deciso di fare tutte queste cose, però trovo aberrante quello che è stato totalmente frainteso del mio intervento di ieri sera. Questa cosa ve la volevo dire, poi si chiude qui perché le cose serie sono altre, però ci tenevo a mettere agli atti e a registrare per sempre quello che è il mio approccio e come sono fatto io. Se voi capite semplicemente queste piccole regole, cioè il fatto che io sono una persona libera, un cane sciolto, non ho padroni e dico quello che mi pare, e se voi mi fate il piccolo favore di sentire tutto il mio intervento e di comprendere quello che io dico e scrivo, ed è facile perché so scrivere e so parlare, allora siamo a posto. E so bene che il 99,9% delle persone che mi ha seguito anche stasera, che mi segue e che mi scrive e che ha tutti questi, questo affetto nei miei confronti, mi conosce perfettamente. Come so bene, è ovvio, che la mia pagina, finché aveva 200.000, 300.000, 400.000 fan, è chiaro che era più gestibile. Adesso che ha più di 1.600.000 fan e più di 1.800.000 follower, o giù di lì, è chiaro che ci sono entrati tutti dentro, anche i provocatori. Però ecco, io diciamo che ho voluto parlare a voi che mi conoscete, magari da tanti anni, per chiarire anche quegli eventuali malintesi che sono addirittura arrivati o che erano addirittura arrivati alle persone che mi stimano e mi conoscono. E tutto volevo fuorché essere frainteso ancor più su un argomento che riguarda una persona che conosco e che stimo come il sindaco, la sindaca Virginia Racci. Ragazzi, ho parlato troppo, adesso però è perfetto come orario perché sono le 7:50. Noi ci vediamo adesso il meraviglioso, mitologico, geniale, grandissimo Peter Gomez a Sono le 20 e domani sera, segnatevi, alle 22:45, torna Accordi e Disaccordi e torna Accordi e Disaccordi con chi? L'ospite sarà Pierluigi Bersani, che è stato anche il primo ospite che abbiamo avuto quest'anno, quindi era fine febbraio. Era appena cominciata l'emergenza Covid, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata così lunga. Bersani, tra l'altro, vive in provincia di Piacenza, che all'epoca era stato uno dei primi focolai italiani. Credo che sarà molto appassionante, divertente, interessante dialogare e conversare con una persona molto intelligente e piacevole, come Pierluigi Bersani. Parleremo di Covid, parleremo del governo, parleremo della vicenda Fiat Chrysler e parleremo di tanto altro. Vi voglio bene e grazie anche per aver ascoltato tutte le mie riflessioni anche personali. Vi voglio bene e alla prossima. Noi con la diretta ci vediamo sabato, non domani, ma ci vediamo sabato. Ciao belli.